sale che sto di fine acqua e mi faccio un quarto d'ora dove nuoto proprio, nuoto libero, tranquillo, davanti e indietro in tutti gli stili. E poi invece entra in acqua la mia fisioterapista e iniziamo ad allenare le varie parti del corpo con galleggiando sott'acqua, quindi con spinte, trazioni, e in vario modo stiamo allenando la parte addominale per avere un bel appoggio sull'acqua, e le braccia un sacco, ma quelle ormai le stiamo prendendo più che alla grande. E adesso vedremo cosa faremo ancora poi anche per le gambe e tutto quanto, perché appunto sono stato solamente due volte. La voce che avete sentito era quella di Manuel Bortuzzo, il giovane nuotatore che oggi ha fatto ritorno a Ostia per iniziare il suo percorso riabilitativo in quella che è stata la sua seconda casa e che resterà la sua seconda casa anche in seguito all'agguato, al seguito del quale è rimasto paralizzato. La domanda a cui rispondeva Manuel Bortuzzo era di Gianluca Guarnieri, vice direttore del portale swimbiz.com, e noi in diretta abbiamo il direttore del portale Swimbiz, Christian Zicche, lì presente quest'oggi. Buonacqua, direttore, buonasera. Buonacqua, buonasera a voi. Allora, direttore, mi è parso di capire che il Bortuzzo che oggi avete visto e che avete intervistato è una persona estremamente serena e consapevole di quel che ha davanti, ma non per questo meno battagliero. Ma direi, guarda, il filo conduttore, hai detto bene, è la domanda di Gianluca Guarnieri, quella che l'ha messa subito sul natatorio, perché sì, oggi la cronaca era l'incontro con la stampa e devo dire non ho mai visto così tanti giornalisti fremere per vedere Bortuzzo, perché evidente Bortuzzo, Manuel Bortuzzo, ha suscitato quell'interesse mediatico, che non è solo interesse mediatico ma anche sensazione umana. Il resto comunque è stata cronaca giornalistica e pluralità di domande. Il fatto l'abbiamo messo sul natatorio perché Manuel è tornato dove tutto è iniziato. Suo essere e rimanere nuotatore professionista partiva da Ostia. E ti ricordi, noi facemmo all'epoca, qualche mese prima del fatto, una bella intervista a lui. Lui è ritornato a Ostia e si è reso disponibile e ha raccontato quello che sarà il suo percorso. Esatto, il tenere il discorso ancorato al nuoto, alla fatica, ai piccoli obiettivi quotidiani, mi sembra che insomma abbia contribuito a rendere ancora più concentrato e consapevole Bortuzzo di ciò che avrà davanti adesso. Ma guarda, del domani, dell'agonismo, di quello che sarà, si è parlato di Olimpiade, eccetera, eccetera, non si sa, certo, perché in questo momento Manuel ha il problema che ha una parte del suo corpo che non risponde ai movimenti, alle gambe fuori servizio, ecco. Ma dicevo che il nuoto è la risposta, perché il nuoto diventa la terapia, lui sta seguendo una terapia e ha raccontato che è sceso in acqua con la fisioterapista che probabilmente non era, voglio dire, è stata informata del fatto che lui fosse un nuotatore professionista, perché lui ha scherzato e l'ha messa sulla battuta, cioè mi ha chiesto di fare bollicine a me che sono un nuotatore professionista. Ma il nuoto, dicevo, è quella normalità, ed è il nuoto uno solo, perché che tu lo faccia solo con le braccia o solo con le gambe, a mezzo servizio, diciamo così, è sempre il percorso, è lo stimolo che gli porta a dire: faccio la riabilitazione e ho in mente di ritornare a nuotare, che poi siano le Olimpiadi quelle, diciamo, normodotate, o quelle siano le Olimpiadi dei Paralimpici. Noi abbiamo sempre detto il nuoto, l'acqua è una sola, e quello è l'obiettivo. Dopodiché, soprattutto che stia bene lui, guarda, direttore. Lui è sempre, buonasera, ciao Max, ben trovato. E lui dice, sempre pacato, deciso, voglio dire, solare. Guarda, è la cosa che mi ha impressionato oggi, lo devo dire, che è lo stesso Manuel Bortuzzo che ho incontrato quella volta. Sembra che questo shock, che poi è uno shock terribile, tremendo, non l'abbia assolutamente cambiato. Lui ha un obiettivo in testa e questa sarà sicuramente la sua forza, la sua carta vincente da uomo ed atleta per il futuro.
Esatto, mi ha colpito anche la serenità, no, con cui rispondeva alle domande sui suoi aggressori, all'ipotesi di doverli un domani rincontrare. Insomma, un evento che si direbbe assorbito da parte del giovane che oggi, come hai detto te, direttore, guarda alle prossime sfide, allo sport, qualsiasi sport. Sì, ma guarda, oggi si è parlato, prima ascoltavo, avete fatto una simpatica intervista a una psicologa che parlava di gesti, di attributi, ecco, i gesti e attributi Manuel Bortuzzo li ha, e li ha forti, ben forte il senso della vita, il senso dell'acqua, del nuoto, la pacatezza, è un esempio, è già un esempio per i giovani, molto, molto forte, per come ha affrontato questo dramma. E per come ha affrontato il futuro, il fatto che lui abbia detto voglio dare un segnale meglio, voglio una casa a Roma, voglio ritornare qui, voglio aspetto i miei compagni di squadra, mi voglio rimettere in pista. Questa è stata una grandissima emozione, una forza di volontà enorme. Mi ha emozionato anche il papà e anche la mamma che sono sempre lì presenti. Mi ha emozionato questa coesione, questo spirito di famiglia della federazione che ha organizzato questo incontro Ecco. doveroso con tutti quanti i colleghi della stampa. Ho visto il presidente Barelli che sembra ormai il papà adottivo di Manuel, Bortuzzo. coccolarselo, lo ha accompagnato in tutto questo percorso e continuava ad accompagnarlo. Tutti con Manuel, che è il messaggio che lancia la Federazione Nuoto, è un messaggio che noi sposiamo in toto, perché continueremo su InBiz, il giornale online che io dirigo, avrà sempre un'attenzione, un occhio e una costanza in Manuel Bortuzzo, perché questo è importante. La costanza dell'informazione. E seguire Manuel come tutte quante le persone che hanno una difficoltà e che vanno certamente aiutate, che poi secondo me è lui molto che aiuta noi perché dà un messaggio di forza che ti dà energia. Ecco, Manuel dà a Ecco, tutti quanti noi energia. direttore, consentimi però, io su questo punto devo dire che avevo delle perplessità, no? Perché da addetto ai lavori so come la luce della ribalta, dei riflettori, tende a seguire, no? A caldo eventi come questo per poi progressivamente distaccarsene. Invece tu mi dici che la federazione sta confermandosi di essere una vera e propria famiglia accanto a Manuel e che tutto il mondo dell'informazione segue con interesse, insomma, con impazienza i prossimi sviluppi di questa vicenda. Segno che la sua vicenda, quella di Manuel Bortuzzo, è veramente riuscita a mettere d'accordo tutti. Si è riuscito a mettere d'accordo tutti, infatti ti dicevo inizialmente, poi ci sarà anche la sfida anche agonistica, che è bella, che poi siano le Sì, Olimpiadi, sì. quelle da norma, e glielo auguro con tutto quanto il cuore, ma penso che sarà più, quella nell'immediatezza sarà più quella, magari quella, mi permetto di dire quella paralimpica, questa è una sfida che unisce tutti quanti, che unirà anche il mondo paralimpico, penso che anche la Federazione Nuoto Paralimpica abbia acceso un grande faro, tutti quanti assieme, e questo può essere anche un messaggio che noi portiamo avanti da tanto tempo, del nuoto è uno solo, l'acqua è una sola, ed è un crocevia incredibile che può lanciare grandi messaggi anche a livello sociale questo, quindi non è, voglio dire, una ripetizione, diciamo sempre le stesse cose, no, è importante, è molto molto importante. Manuel diventa, suo malgrado, un testimone importante di tutto quanto questo. È un ragazzo che, ripeto, dà un'energia incredibile che ci ha fatti anche oggi sorridere, no? Abbiamo fatto un salottone, noi che siamo Sì. abituati ai salotti e quadri, ci siamo trovati tutti attorno a lui a fargli le domande e lui ha risposto con, devo dire, con la solarità, la pacatezza. Tutti aggettivi che lo riguardano, e peraltro che non abbiamo scoperto, abbiamo scoperto da quella famosa video intervista che noi gli facemmo, che devo dire la verità, Sì. molto aiutato e molto dato perché ci ha permesso di conoscere un ragazzo dagli occhi che parlano. Assolutamente sì. Noi abbiamo sentito dalle parole dello stesso Bortuzzo in cosa consiste oggi, no? La sua giornata e il suo allenamento riabilitativo, chiamiamolo così. Ci sai dire come cambierà, quando cambierà, quali saranno i prossimi step, direttore? Qua,
sai, lei bisognerebbe chiedere e fare un'analisi più che altro medico-riabilitativa, però penso che lui pian piano prenderà, maturerà condizione fisica e quindi incomincerà a spingere con le sue braccia, incomincerà a capire un po' gli assetti, perché giustamente adesso ha qualche problemina, presumo, per capire come disporsi in acqua. Dopodiché piano piano, giorno dopo giorno dopo giorno, aumenterà la disponibilità e passerà, secondo me, alla fase allenante, alla fase agonistica, sportiva. Penso che lui abbia in testa quello. La risposta che ha dato quando mi ha detto: guarda, la fisioterapista ha iniziato con le bollicine, ha detto: lasciamo perdere le bollicine, passiamo il resto perché già quelle devo fare. E poi lui ha questa sensibilità, cioè lui parte anche fortunato da quel punto di vista lì, perché gli ho detto: tu sei un nuotatore professionista, quindi già in acqua ci sai stare, quindi la senti l'acqua, il nuotatore sente ha questa fortuna, no? L'acqua che diventa elemento riabilitante e riabilitativo, che è l'elemento in cui tu hai fino all'altro giorno lavorato per spingere, per andare veloce, quindi ci metti un attimo a riprendere un po' di sensibilità. È quello che noi auguriamo al giovane Manuel Bortuzzo. Dal punto di vista del calendario internazionale, cosa ci offre invece la piscina, direttore? Dove posizionare calendari? La piscina se ne stanno tutti quanti, Tenerife al caldo, beati loro al caldo, stanno mettendo in dettaglio le ultime, perché poi ad aprile ci saranno le selezioni per i mondiali, quindi diciamo che fra poco inizia la stagione vera e propria, stanno tutti quanti caricando, ma devo dire che siamo vicini al punto di partenza, quindi il grande nuoto è lì che ci aspetta, sarà una grande stagione, ne sono certissimo. E allora scaldiamo i motori, direttore, che sarà una stagione che ovviamente vivremo anche in tua compagnia. Grazie mille al direttore di swimbiz.it Christian Zicche, che ringraziamo oggi presente a Ostia in compagnia di Manuel Bortuzzo. Grazie per il contributo, direttore, e grazie per l'approfondimento. A presto. Buona acqua a voi e tutti con Manuel, sempre. Ciao.